sabato alle 20:30 dalla terra al mare. Al mare, ben ritrovati amici, scoprendo il territorio e portandovi a casa il territorio dell'Abruzzo e del Molise. Quella è Colle di Mezzo, è un piccolo comune che si trova nella zona del Sangro. Si chiama Colle di Mezzo perché un colle in mezzo a due colli. Dalla terra al mare inizia così. Al mare, chiesa di Santa Maria Maggiore a Lanciano, uno dei monumenti più importanti della città e non solo. Un momento importante perché riapre dopo importanti lavori di restauro. Monsignore Emidio Cipollone, oggi veramente un momento di gioia perché terminato il secondo lotto dei lavori si restituisce alla città questo gioiello. Sì, oggi abbiamo fatto questa conferenza stampa per annunciare ormai l'imminente riapertura della chiesa con la sua dedicazione e la consacrazione dell'altare, che avverrà il 19 marzo, festa di San Giuseppe, alle ore 18. La celebrazione sarà abbastanza impegnativa perché dopo l'apertura della porta ci sarà l'aspersione della comunità riunita e quindi prima di tutto la benedizione della sede presbiterale, lì dove colui che presiede l'Eucarestia e tutte le celebrazioni poi siederà, perché c'è stato anche l'adeguamento liturgico del presbiterio. Quindi prima della proclamazione della parola di Dio verrà benedetto l'ambone dal quale la parola viene proclamata e dal quale si fanno le omelie, e dopo la parola di Dio ci sarà l'unzione delle croci che simboleggiano la dedicazione della chiesa e la consacrazione dell'altare e infine la benedizione del fonte battesimale. Ecco, presto tornerà qui anche la croce di Nicola. Assolutamente, è l'ospite più importante dal punto di vista strutturale di questa chiesa. Si sta terminando di realizzare una teca che proteggerà la croce da tutte le possibili interferenze, sia dal punto di vista dell'umidità, dell'aggressione degli altri elementi presenti nell'edificio, e che quindi potrà essere conservata nel miglior modo possibile. Avevano promesso questa teca per prima di Pasqua, forse tarderemo qualche giorno, ma ormai siamo prossimi anche alla realizzazione della teca e quindi al ritorno nella sua sede più naturale della Croce di Nicola da Guardiagrele. Questa è una chiesa importante per i lancianesi, qui in un punto proprio nel cuore del centro storico. Sì, è vitale questa chiesa, è vitale l'edificio, ma soprattutto deve ridiventare vitale la comunità che in esso si riunisce. Siamo al terzo lotto dei lavori, lei richiamava i primi due, il terzo lotto riguarda proprio il restauro della facciata più importante, quella del Petrini, di questa chiesa, che ha fatto di questa chiesa
monumento nazionale, e anche questo sicuramente contribuirà a una valorizzazione migliore dell'edificio. Però ecco, tengo a dire una cosa fondamentale, è che la comunità ha potuto vivere appoggiandosi come luogo a uno dei saloni della Curia, ma respirando insieme con le altre due parrocchie, San Nicola e Santa Lucia, affinché potesse continuare ad annunciare il Vangelo, celebrare i sacramenti e testimoniare la carità. Emanuela Kriber della Soprintendenza Chieti Pescara, un restauro che è durato quanto tempo e su dove siete intervenuti? Allora, i lavori sulla chiesa di Santa Maria Maggiore, divisi in tre lotti, hanno avuto inizio nel 2018, concluso il primo lotto nel 2020, contemporaneamente iniziati i restauri. Oggi si riapre la chiesa di Santa Maria Maggiore e contemporaneamente si concludono i restauri della nota facciata con rosone della famosa chiesa di Santa Maria Maggiore. Per la quale bisognerà attendere ancora un po' per restituirla alla città, insomma. Bisognerà attendere ancora un po', non molto. È concluso il restauro di una parte della facciata, si smonteranno i ponteggi e si passerà poi alla parte più rilevante con il rosone e il portale. I lavori fatti all'interno della chiesa? I lavori fatti all'interno della chiesa hanno riguardato principalmente il restauro. Interessante quello che oggi riusciamo a vedere, anche grazie al nuovo sistema di illuminazione, al fatto che la chiesa è assolutamente più luminosa, ci sono dei colori che sono venuti fuori e che sono stati rinfrescati, oggi ancora più visibili. Due elementi interessanti che mi piace sottolineare sono il rosone del presbiterio, che è stato restaurato, è stato ripristinato il colore, e nella cappella laterale che accoglierà tra pochissimo il crocifisso di Nicola da Guardiagrele, abbiamo notato che c'erano delle tracce di affresco, eliminato l'intonaco, sono venute fuori delle cose interessanti che sono attualmente in fase di studio. Questa è una chiesa che ha subito tante variazioni nel tempo, no? Sì, è una chiesa che si attesta intorno al 1200, ma ha un destino molto controverso. Il fatto che abbia due portoni ci indica che più volte è stato cambiato l'orientamento. In ultimo, dopo i grandi interventi del San Giacomo dell'Ottocento, quindi una chiesa quasi a 5 navate, se vogliamo, è stata ridotta a 3 con gli ultimi interventi degli anni 70. Il cantiere di Santa Maria Maggiore, nella sua complessità, ha messo in gioco tutte le professionalità della soprintendenza. La soprintendenza ha lavorato con grande animo su questo cantiere e continua a farlo anche con la richiesta di ulteriori finanziamenti che il Ministero sta mettendo in gioco. Uno riguarda gli interventi di miglioramento sismico, una parte dei quali verranno spesi sulle coperture, sulle cappelle di una parte della chiesa che oggi non vediamo. La chiesa di Santa Maria Maggiore è molto più di quello che vediamo in questo spazio, è una chiesa molto più ampia, è una chiesa molto più grande, che nasconde anche dei segreti in delle parti che non sono direttamente accessibili. Gaetano Curzi, che è insegnante di storia medievale all'Università Chieti Pescara, oggi viene restituita una parte di questa chiesa alla città, ma vogliamo fare un salto nel passato parlando di questa chiesa? Sì, questa chiesa è una chiesa importantissima all'interno dei monumenti abruzzesi dell'età medievale. Non sappiamo con certezza la sua datazione, perché c'è un documento che è stato pubblicato nel Settecento da un erudito che si chiama Antinori, che dà una data di fondazione al 1227, però questo documento non è stato più trovato e alcuni studiosi hanno messo in dubbio la sua autenticità. In ogni caso la chiesa sicuramente, per le forme, per la pianta, richiama le novità gotiche che arrivano in Italia meridionale con i cantieri promossi da Federico II, in particolare in Puglia. E infatti questa caratteristica piuttosto peculiare di 3 navate che si concludono in uno spazio ottagono si ritrova per esempio in Santa Maria Icona Vetere a Foggia, o anche nel palazzo che Federico II fece costruire a Lucera. E un altro elemento che sicuramente concorre alle caratteristiche architettoniche della decorazione scultorea dell'edificio è la cultura promossa dai Cistercensi. I Cistercensi sono un ordine che appunto nasce nel XII secolo in Francia con Bernardo di Chiaravalle, si sviluppa in Italia e agli inizi del 200 arriva in Abruzzo,
Abruzzo, dove ci sono monumenti estremamente importanti come ad esempio Santa Maria di Arabona. Quindi questo monumento costituisce un tassello importantissimo del passaggio nell'architettura medievale in Abruzzo dall'età romanica all'età gotica. E sempre passeggiando per Colle di Mezzo, dove ci sono bellissimi vicoli, abbiamo visto il lago dall'alto e qui siamo davanti alla chiesa di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, sempre raccontandovi il territorio, sempre con la trasmissione Dalla Terra al Mare, che va avanti come? Va avanti così. A Guardia Grele a visitare il Museo del Costume e delle Tradizioni della nostra gente, Delia Caramanico, e ad accoglierci nel museo ci sono due signore che fanno parte dell'associazione appunto del museo, e quindi conosciamo subito Marisa D'Angelo che ci accoglie e Giovanna Ferrari. Marisa D'Angelo, dunque, questo museo come nasce? Allora, il museo nasce dalla signora Delia Caramanico, dal movimento giovanile, negli anni Ottanta, e lei ha creduto tantissimo a questa realtà. E ha messo in risalto l'artigianato di quell'epoca, quindi di un'epoca storica a cui è intitolato tutto il museo, che va dal 1800 ai primi anni del 1900. E dunque nasce così dal progetto di questa signora Delia Caramanico, a cui è intitolato anche il museo. E quindi lei ha creduto di mettere in risalto un'epoca storica molto importante sia per il territorio e sia, diciamo, per quanto riguarda tutto l'artigianato che c'era ed era molto fiorente qui a Guardia Grele. E la cosa più importante di questo museo è che poi nel 2014 abbiamo avuto dei fondi europei, e quindi c'è stata una realtà di progettazione e di apertura anche per quanto riguarda il periodo invernale, perché prima c'era solo l'apertura estiva. Benissimo, adesso vado da Giovanna, perché quante stanze sono e oggi c'è un'associazione a gestire il museo? Allora, noi siamo un gruppo di volontari e le guide del museo siamo io e Marisa, signora Marisa, quindi noi ci occupiamo di questo museo, lo teniamo aperto, garantiamo l'apertura, siamo disponibili anche all'apertura per i gruppi numerosi, per le scolaresche. E qui siamo nella prima stanza del museo, che ripropone una cucina di altri tempi, insomma mi va all'occhio subito sulla chitarra per fare. Sì, questa è un'antica chitarra appunto per fare la pasta, la famosa chitarra, la chitarrina. Poi abbiamo altri strumenti sempre di quel periodo storico, quindi abbiamo detto 1800, inizio del 1900, quindi il telaio, che era molto importante per la tessitura, e qui nel territorio poi venivano anche coltivate le piante che appunto servivano a questo, che era il lino e la canapa. Mentre da questa parte vediamo la madia. La madia serviva per la farina, per mantenere la farina, per la lievitazione del pane, quindi era un mobile molto importante nelle case di quell'epoca. Poi c'è la conca, troviamo le pentole in rame, troviamo addirittura le bottiglie di pomodoro, come erano legate con lo spago, il tappo di sughero, e poi troviamo tanto e tanto altro. A partire da... Andiamo a vedere. Ecco, il ferro da stiro di una volta, che era
proprio il ferro. Addirittura abbiamo un ferro da stiro che si arroventava e poi ci si stirava, esatto. Perché maggiormente era conosciuto come un ferro da stiro, il ferro da stiro come quello che si aggiungeva del carbone e ci si stirava. Invece questo addirittura è un pezzo veramente unico. Poi abbiamo i tostini, i crivelli, le misure, abbiamo il filatoio. Aspetti, Andrea, qual è il filatoio? Il filatoio è questo, è un filatoio orizzontale che serviva per le rocche, per la tessitura. E poi abbiamo tantissimo vasellame per la cucina, in quanto l'acciaio non ancora esisteva a quell'epoca. E poi abbiamo anche il rame, che qui c'era la lavorazione appunto del rame, del ferro e del loro. Quindi Guardia Grele è molto conosciuta per la lavorazione di questi metalli importanti. E adesso ci spostiamo nella sala dove ci sono i vecchi, si parla di artigianato, i vecchi mestieri. Andiamo a vedere, perché anche lì è tutta da scoprire. Siamo all'interno del museo, in una camera da letto dove viene riprodotta l'esposizione della dote. Quando ci si doveva sposare era usanza esporre la dote e si veniva a guardarla, no? Venivano i parenti a vedere questa dote in esposizione. Veniva anche fatta una quotazione, una stima di questo, del valore della dote. Qui viene proprio riprodotto tutto ciò, anzi questo è un documento dell'epoca originale degli anni 20 in cui si stima qual è il valore della dote. Però io vorrei andare a mostrarvi due abiti molto particolari che hanno un significato. Allora mi avvicino da questa parte, andiamo a descrivere questi abiti. Questi abiti, uno è un abito da matrimonio, perché a quell'epoca non si usava vestirsi di bianco, la sposa doveva indossare questo abito sempre di un tessuto pregiato, infatti questi broccato, seta lavorata, però doveva avere un colore pastello. Poi a fianco troviamo l'abito rituale per la riuscita della sposa, che significa che per una settimana la ragazza stava in casa, non usciva, poi usciva, andava a far visita alla famiglia di origine indossando quest'abito scuro, perché sanciva il passaggio di ruolo da ragazza a donna impegnata, quindi assumeva un ruolo sociale diverso da quello da cui era partita. Ecco l'importanza di questo colore. Poi su di esso veniva appuntato l'oro, quindi la presentosa, che era un ciondolo importantissimo, nata dall'orificeria guardiese e quant'altro. Sempre gli ori che poi si regalavano alla sposa, sempre dalla famiglia dello sposo. Ma ora mi sposto, voglio sapere di più su questa fiorente arte dell'artigianato a Guardia Grele. Cosa è rimasto oggi? Oggi in questo paese a Guardia Grele, diciamo, è rimasto più che altro, con il paese è conosciuto per il ferro battuto e per la lavorazione del rame. Sono rimaste ancora diverse botteghe, non tantissime, proprio qua all'ingresso della porta principale del paese, che è la Porta San Giovanni, e ci sono ancora pochi artigiani, in verità non tantissimi, che si occupano proprio della lavorazione del ferro battuto e del rame. E qua potete vedere, ci sono vari elementi, ferro battuto, c'è la testata del letto che è molto bella, ci sono le lampade in ferro battuto, ci sono anche le varie conche di rame, ci sono diversi tipi di conche, più grandi, più piccole, e diciamo sono rimaste, oltre a queste botteghe c'è anche qualche bottega del ceramista, quindi un po' di ceramica di produzione locale, abbiamo anche delle oreficerie proprio lungo il corso principale del paese, e il paese è conosciuto anche per l'artigianato dolciario. Ecco, questo non è da sottovalutare, perché i dolci sono molto antichi, famosi Tre Monti, dette anche Sise delle Monache, i dolci proprio tipici solo di questo paese. Un altro mestiere scomparso è quello del sarto. E come si fa a non soffermarsi su queste macchine per cucire, le vecchie macchine Singer, Necchi, e poi c'è anche questa a manovella, perché una volta i sarti si spostavano e quindi era una macchina portatile, una macchina per cucire portatile. Qui ritroviamo il ferro da stiro, ma vi assicuro, questo è professionale, era proprio quello che usava il sarto. Ma adesso voglio andare nell'altra sala dedicata
dedicata agli antichi mestieri. E parliamo di un qualcosa di particolare, di tipico proprio. Di questo posto, abbiamo le calzature proprio tipiche di questo posto, le famose chiocche. Le vogliamo prendere? Sì, le prendiamo così le facciamo vedere, sono particolari, sono le calzature tipiche della gente del posto. E queste sono realizzate con la pelle del capretto, quindi sono un po' ruvide, hanno anche questo pompon. Diciamo anche per i giorni di festa, per i momenti più importanti, mentre quelle più semplici sono queste qua, se vedete appese, fatte lavorando la pelle della mucca o anche dell'asino, quindi lavorando la pelle degli animali sostanzialmente, fatte di cuoio. Il cuoio era però un materiale abbastanza costoso, insomma, per l'epoca. Quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecco, si cominciarono a fare in questo modo qua, le prendiamo così facciamo vedere, fatte qua riciclando le gomme, proprio i copertoni delle automobili. Che gli americani dopo la guerra abbandonavano questi copertoni, li lasciavano per la strada incustoditi e loro li prendevano e li tagliavano perché erano molto grandi, ecco, chiaramente gli davano la forma della scarpa, venivano poi cucite qua e annodate alle caviglie. Quindi queste sono le chiocche di Guardia Neve, tipiche proprio di questo posto. E per la conclusione della nostra trasmissione Dalla Terra al Mare, torniamo nel Museo del Costume a Guardia Grele e ci colpisce tantissimo uno strumento, lo trombone d'accompagnamento, perché cosa ci fa pensare a un grande poeta di Guardia Grele? Modesto Della Porta. Ogni anno a Modesto Della Porta viene anche dedicato un concorso proprio organizzato dall'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico d'Abruzzo. Ma vogliamo concludere proprio portandovi in casa dei versi tratti dal libro Tapù di Modesto Della Porta, con una bellissima serenata a mamma. Serenata a mamma. Oh ma, se cacche notte mi vè in mente, tu i fa una bella ambrusata. Ti ameli portana serenata, gisto trombone d'accompagnamento. Nel ritmo, le sacce, lo strumenti e rozze, e che le sono, non de fiate. Ma zitte, che se coi lo momento, capace che la cucchina suonate. Quando lo vicinate sar sveglie, sentendomi suonare, forse può dire, via Thais, che ne sta contente. Ma tu, che mi conosci, non ti svegli. Li sì, che ogni soffiani è un sospiro, e li sì, che ogni motivo è un lamento. Qui siamo nella zona del Belvedere di Colle di Mezzo, qui ci si affaccia direttamente sul bellissimo lago che, devo dire, andrebbe valorizzato turisticamente molto molto di più. Dalla Terra al Mare prosegue il racconto del nostro territorio, il racconto di un territorio fatto di tante cose, come dico sempre, e quindi agricoltura, turismo, ambiente, sostenibilità, folklore, persone e belle realtà. È il momento degli agrumi, delle arance, dei limoni. Vi abbiamo mostrato in qualche puntata fa la bellezza degli agrumeti lungo la costa dei Trabocchi, ma gli agrumi fanno davvero bene. E perché? Dottor Corrado Pierantoni. Gli agrumi fanno bene veramente, perché hanno tante tante capacità importanti per il nostro organismo. Contengono vitamine, soprattutto la vitamina C, ma anche la vitamina A, che sono fondamentali per la nostra salute, contengono zuccheri importanti, rapidamente consumabili dal nostro organismo, e in più anche potassio, magnesio, quindi sali minerali che anch'essi sono utilissimi. Parliamo dell'arancia in particolare e poi del limone. Parliamo dell'arancia. L'arancia, insomma, viene dalla Cina, viene dalla Corea, combattono ancora per stabilire qual è la prima nazione su cui questo arancio è stato, dove è stato scoperto. E diciamo che è un frutto molto importante. Prima era molto più stagionale, adesso lo troviamo più o meno tutto l'anno. Ci sono due grosse varietà d'arancio, l'arancio amaro, che però è poco commestibile, l'arancio dolce, che è quello che siamo abituati a trovare nelle nostre tavole.
A me viene in mente una domanda da farti però. Perché questo arancio che troviamo adesso in tutto l'anno, prima lo trovavamo soltanto nella fase autunnale, autunno-inverno? Bella domanda alla quale non so rispondere e la rigiro a lei, dottore. Bene, allora, perché? Perché era un frutto, il frutto stagionale che contiene vitamina C, importantissimo durante questo periodo perché ci protegge dal raffreddore, ci protegge dai malanni della gola, bronchiali, a differenza di altri frutti, ti faccio l'esempio del cocomero, che invece dovrebbe nascere e essere consumato in estate perché ha quelle grosse proprietà idratanti che ci permettono di combattere meglio il caldo. Quindi abbiamo capito che l'arancio è importante, ma lo sapevamo già, lei lo ha confermato, ci ha spiegato il perché, ma quanta arancia consumare? Un'arancia al giorno, potrei dire così, come si diceva con la mela, potrebbe levare il medico di torno, almeno durante l'inverno, proprio per il contenuto di vitamina C, ma soprattutto perché l'arancio è un frutto con un grosso potere antiossidante. Antiossidante significa che riesce a difendere il nostro organismo da tutte le scorie, quelli che vengono chiamati radicali liberi, che anche se il momento non è così bello per parlare di politica, però i radicali liberi non sono altro che quello che si può ottenere tra ossigeno, gli scambi tra ossigeno ed acqua del nostro organismo per farci stare bene. Hanno bisogno, questo ossigeno che entra in questo posto stupendo, no, ma se camminiamo per strada, se fumiamo, overtraining, stress e tutto, può portare a che cosa? All'ingresso del nostro corpo di ossigeno non buono, che deve trovare stabilità. Se noi non gli mettiamo sostanze come l'arancia, che gli fa da antiossidante, cioè blocca questo ossigeno non buono e gli dà il radicale per ridargli stabilità, e l'ossigeno va a prendere il radicale sopra la cellula, membrana lipidica che si rompe, infiammazione e poi tumore, tutto quello che ci viene. Quindi è ancora più importante come prodotto. È stato chiarissimo. Due domande prima di passare a parlare del limone. È vero che l'aranciata non va conservata, la spremuta insomma di arancia non va conservata per molto tempo? E seconda domanda, la sera dopo cena si può mangiare l'arancia oppure qualcuno dice è troppo pesante? Sono due belle domande. Allora, sicuramente l'arancia dovrebbe essere conservata, soprattutto se spremuta, subito. In ogni caso, anche se non spremuta, l'arancia massimo 3 giorni va consumata. Perché perde le proprietà tipiche, proprio quelle che riescono, cioè questa vitamina C che riescono a difendere il nostro organismo, perché l'acido ascorbico in 3 giorni va praticamente, finisce la sua utilità, termina la sua utilità. Per quanto riguarda la seconda domanda, che era quella dell'arancia la sera, la risposta, l'arancia è un cibo un po' particolare, perché essendo un po' acido, un po' aerofagico, può procurare soprattutto in persone che hanno una digestione, chiamiamola lenta, una digestione un po' più difficoltosa, potrebbe procurare delle areofagie, dei gonfiori che potrebbero magari disturbare anche il sonno, quindi sicuramente è meglio fino alla spremuta del pomeriggio come quando eravamo ragazzi. 17, diciamo così. Sì. Passiamo al limone, proprietà. Il limone è un agrume stupendo, è forse quello che io adoro di più, soprattutto perché permette una grande cosa, se preso questo al mattino appena alzati, come si sente oggi dire tanto, spieghiamo perché. Perché il limone, pur essendo un cibo acido, all'interno del nostro corpo riesce a trasformarsi, avendo un basso tenore di acidità e non alto come si crede, in neutro o quantomeno alcalino. Noi veniamo da una nottata in cui non abbiamo mangiato, ci siamo mossi lo stesso, quindi abbiamo consumato in ogni caso calorie, quindi i nostri muscoli hanno bisogno, così come il nostro corpo, di eliminare quell'acidosi tissutale che si è creata durante la notte, e niente di meglio di un bicchiere di acqua tiepida, perché così rispettiamo la temperatura del nostro corpo, a digiuno, mezzo limone spremuto, io ci metterei anche un cucchiaino di miele, che è un proenergetico sano ed utile per il nostro corpo, per farci partire come dobbiamo col giusto sprint della mattina. E mentre c'è una piacevole compagnia che sentiamo in sottofondo, dottore, un'altra curiosità sul limone, spremerlo sulla verdura cotta ha dei benefici particolari? Sicuramente sì, perché anche qua abbiamo un'azione
che riesce a rendere un pochino più digeribile la verdura. Parliamo sempre di soggetti che hanno una digestione un pochino lenta e quindi c'è bisogno di, come dire, di alcalinizzare, di rendere più accettato dal nostro corpo, perché il nostro corpo ha un pH neutro, ricordo, quindi l'eccessiva acidità porta a mal digestione. Dove consiglia di mettere il limone? Io il limone lo metterei dappertutto, perché è un sapore che va bene più o meno con tutto e soprattutto oggi quelli che fanno di più, che sono i vari smoothies, i centrifugati, il limone è un qualcosa che riesce ad amalgamare e a dare, come dire, stabilità anche al prodotto, mettendo insieme, lega i vari elementi. Consumiamo tutti agrumi in questo periodo soprattutto? Consumiamo tanti agrumi in questo periodo, anche perché ne abbiamo di belli anche nella nostra costa. Ma guardate che bella, colle di mezzo alle mie spalle. Oggi abbiamo visitato questo comune della provincia di Chieti che si affaccia sul lago. Ed è proprio da qui che concludiamo la nostra trasmissione. Dalla Terra al Mare, che va in onda il sabato sera alle 20.30 su Rete 8. E se non fate in tempo a vederla, guardatela anche su YouTube, sempre sul canale di Rete 8. Con questo è tutto, quindi vi saluto. Grazie da me Gioia e da Alex, che dietro la telecamera segue tutta la parte tecnica, ogni sabato alle 20.30, dalla Terra al Mare. Sabato alle 20.30 dalla Terra al Mare.